Adesso andiamo a vedere un importante motoraduno, Biker Bikini Benefit. Bike Riders! Personaggi fanno firmare carte, dietro due righe coccodrilli pronti alle gambe. Nella savana c'è nascosto un bel giaguaro, chi cerca sogni è un bambino troppo puro, ed il giaguaro compromesso. E sono 19 anni che facciamo questa manifestazione al Cesenatico. E è partito fra amici, per gioco e per scherzo, e la cosa è andata avanti da 30 amici, poi sono andate migliaia di persone. Dai. Anni di tempo siamo partiti che eravamo 30, adesso siamo arrivati a 20.000, e allora è un discorso che è partito da gioco, poi il romanticismo è cresciuto e siamo qui dove siamo, sempre dalla bella Cesenatico che vi aspetta con grande grinta. Il mondo del biker è una cosa abbastanza complessa, però anche semplice, perché alla fine della ricerca il biker è alla ricerca del piacere, del star bene, del bere bene, mangiare bene, le belle donne, le cose belle, le belle moto, le cose belle in generale, dai. Comunque ragazzi, mi raccomando, che quando bevete non guidate e bevete bene comunque e fatevi portare in macchina da qualche amica. Un sogno fuori di qua, anche se fosse ingabbiato tra stelle, ti giuro l'avrò. Quando sarà con arco e frecce saprò. Li vedo molto simpatici questi bikers, quindi sono molto originali, le moto sono molto molto belle, poi loro che sono degli appassionati, diciamo che li vedo molto calorosi, presi da queste moto, e è un bel ambiente, belle persone, e mi sto divertendo, quindi diciamo è trascorrere una giornata in maniera diversa, in maniera originale, diversa dalle altre giornate, quindi invece di andare al mare è anche bello venire in un evento del genere dove ci si diverte, si sente brum brum il motore che ci surriscalda gli animi, a parte il caldo. Ciao a tutti gli amici di Bike Riders. Ciao a tutti! Boom boom. We'll be right back.
Starlight. Artisia è un personaggio di un fumetto, è la figlia di Nathan Ever, un personaggio di un fumetto italiano, di fantascienza, ed è un viaggio introspettivo. Molto il mondo dei bikers, perché è un mondo libero, puoi essere ciò che vuoi, puoi trasgredire fra virgolette, puoi arrivare vestita in modo molto stravagante, eccentrico, e ti guardano, ti apprezzano, e sono tutti quanti con una gran voglia di divertirsi, di far festa. Non ho conosciuto qui il mio grande amore, però è un bikers, è uno che è appassionato di motori, è un customizzatore. Il casco è un elemento indispensabile nella vita di ogni motociclista.